In questo video tutorial vorrei mostrare la principale posizione per la mano destra, per fisarmonica a C e B griff e fisarmonica piano, e rivedere insieme i bassi, la famosa colonna sonora del brano di Pinocchio, Viaggio in groppo al tonno. Ci sono prima frase, che si compone da un arpeggio in mi minore, mi sol si, e la scala. Lo spartito lo troverai su mio padre. Tutta questa, la prima frase, viene suonata con mi minore. Io ti consiglio all'inizio provare a fare la destra. Rifai le altre due volte. Per questo breve motivo ti serve mi minore. Se ci riesci a fare alternato, bene, ma all'inizio prova a fare con bassi semplici, mi e mi minore, così avvia il meccanismo e sentirai meglio l'armonia. I bassi alternati li puoi aggiungere sulla seconda volta. Proviamo a fare insieme. Trova mi minore, trova mi minore anche a destra. Pronti? Partenza? Via! Parte la destra. Insieme. Con accordo. Dobbiamo ripetere. È molto simile, cambia leggermente il finale. Primo A. Sul si maggiore, occhio, brani minore, mi minore e l'armonia di tonica, ma l'armonia di dominante, quella che sta sopra, molto spesso si incontrano con maggiore o con il settime. Nel questo brano ti consiglio con si maggiore, con alternato. Fa diesis, ma all'inizio proviamo a fare seconda, il tema con la destra è molto simile di quel con il primo. Ricordati che il mi minore c'è il fa diesis. Di nuovo il motivo che abbiamo incontrato nella prima frase. Si ripete. E si cambia un po'. Re diesis. Lo ripeto. Possiamo dire che anche questo è un accordo, fa la si. E la scala. Di nuovo accordo. E di nuovo mi minore. Allora, riproviamo a fare con la sinistra, ti serve sempre si maggiore come all'inizio e la struttura, la domanda e la risposta. Come si fa? Si fa una frase all'intera e tre battute della frase di 2A si tieni si maggiore e all'ultima con sol si cambia con mi minore. Proviamo a fare con la sinistra. Trova fa la si e ricordala si si la si do si. Quale incontrerai la difficoltà come il ritmo puntato? La vedrai come questa, quindi deve fare basso, accordo, alternato, parte. Riproviamo. Se ti viene difficile, prova a fare come l'esercizio ritmico. Prova a fare in apertura, ma non dimenticare suonare anche in chiusura. L'altra difficoltà di ritmo puntato le trovi così, si suona
al sedicesimo si suona dopo l'accordo. Ancora. Oppure. Con. Sì. Ti suono con la destra il momento, il terzo momento. Proviamo a suonare questa sequenza degli accordi. Una battuta La minore, Mi minore, Re maggiore e andiamo in Sol. Ma la frase viene ripetuta leggermente cambiandosi. Comincia come prima, il momento 3A è simile, uguale, cambia un po', ma rimane Re maggiore a sinistra. Ancora te lo suono il 3A. Così finisce la frase. La frase 4. Finisce la frase. Anche questa sì, la sol viene ripetuta per 3 volte, ma con una certa differenza. Si comincia non con sì, la sol, ma con finisce e le altre 2. Allora. Proviamo a fare qua, deve stare sulla posizione di Sol maggiore. Se tu suoni fisarmonica piano, l'imposta le mani sul Sole si do Re e non si sposta più. Se invece tu suoni la fisarmonica cromatica, deve predisporre sulla tintagliatura di Sol maggiore. L'intervallo largo di quinta. Qua 4 e 4A sono proprio uguali. Ripetiamo il momento 5. Si ritorna al Mi minore attraverso la sua dominante. Dominante per Mi minore e Si maggiore. E ti consiglio di impostare sul Mi Fa di Sol La Si se tu suoni fisarmonica piano e svolgimento invece per cromatica sul Mi minore. Scala Fa diesis e Si è la 4. Suonare prima 3 volte la destra, rivedere la sinistra che ti serve, per esempio qua ti serve Si maggiore, Mi minore, Si maggiore ancora e Mi minore, di nuovo Si e di nuovo Mi, cambio di ogni battuta, Si, Mi, e ci sono le note apposta, con La all'inizio della battuta fai con Si, con Sol o con Mi, per il Mi. Fa diesis, che fa parte di Si maggiore. Mi con Mi. La con Si. Mi con Mi. La con Si. E Mi. Il brano completo invece li puoi vedere qui. I ritmi speciali li puoi familiarizzare con questo l'esercizio e con questi video. Lo spartito lo troverai sul mio Patreon, già pronto per suonare con fisarmonica.